Fenez. Luca Saldarelli per Nencinirina, Ventrod e Cesar Resch. Non c'è nessuno per allora l'avvocato, l'avvocato Patrizio Pellegrini, va bene? Peraltro io metto le 10 purtroppo. Sì, sì, ma verrà che l'udienza purtroppo non si può fare oggi. L'avvocato Puliti chi lo sostituisce? L'avvocato Capani, dov'è Capani? È Capani, benissimo. L'avvocato Curandari al suo posto, l'avvocato Ciappi, c'è l'avvocato Poer, poi c'è Colao. Colao? Non c'è. Non c'è l'avvocato Curandari, va bene? Patrizio Pellegrini c'è, Santori Franchetti. Lo sostituisco io. Benissimo, l'avvocato Capanni, Eliberto Rosso, lo sostituisce. Chi abbiamo detto? Sandarelli, Pellegrini. Siamo a posto. Allora, devo dare atto di due situazioni. Una è, vedo qui, un atto di rinuncia alla difesa di Mario Vanni da parte dell'avvocato Filastò, Antonino Filastò. È tutta una motivazione che risparmio a voi, a me stesso, tutte le buone ragioni che ha avuto lui per dire. Comunque dice così: per questi motivi prego il signor Presidente alla Corte di prendere atto che rinuncia alla difesa di Mario Vanni ai sensi dell'articolo 107 del codice penale, rilevando che non sussiste nel caso di fattispecie prevista dall'articolo 107 comma terza né dall'articolo 108 del codice penale. Prego il cortese signor Presidente di dare atto a verbale della rinuncia, nonché delle relative motivazioni, anche per impossibili ipotesi, ma non mi sa mai, di un'eventuale iniziativa tesa all'applicazione del 105, cioè abbandono della difesa, ma non credo che sia questo il caso. Mi scuso con il Presidente e con la Corte per aver affidato a uno scritto questa mia decisione, ma il giorno 6 giugno, corrente anno, mi tengo lontano dall'aula di due impegni, difesa parte civile Alfano presso il GIP del Tribunale di Firenze e difesa Mini Sergio presso il Tribunale di Grosseto. Tale proposto comunica a mezzo fax questo atto all'avvocato Gianqualberto Pepi per sua conoscenza e per sua determinazione in vista dell'udienza del 6 giugno. Auguro buon lavoro al signor Presidente e signor Giudice, auguro al signor Mario Vanni, a cui indirizzo per conoscenza questo scritto, auguro migliore fortuna di quanto ne abbiamo avuto finora con osservanza. Bene, questo alleghiamo al verbale. Faccio inoltre presente che oggi non possiamo fare udienza perché l'aula deve essere impegnata dal processo dell'altra parte per ragioni che già sapete, per comunicati gli altri giorni. Io metto l'ordinanza di ammissione delle prove, poi il processo sarà rinviato al 23 giugno, comunque ne parliamo dopo. Allora, la Corte d'Assise di Firenze, sulle richieste di ammissione di prova formulate alle parti, ritenuto che appaiono ammissibili e rilevanti le prove richieste al pubblico ministero, sia per ciò che attiene alle prove orali, sia per quanto concerne l'acquisizione degli atti del procedimento a carica di Pacciani Pietro, atti relativi alla prova generica dei fatti di omicidio per cui è processo, indicate nella lista tempestivamente presentata, in particolare verbali di prove assunte nel dibattimento, elaborate per Italia, documentazione di atti non ripetibili, fascicoli fotografici e comunque quant'altro contenute nelle sei filze prodotte ex articolo 238 codice procedura penale. Ritenuta non accoglibile la richiesta dell'avvocato Colau relativa alla questione dei corpi di reato costituiti dalle armi bianche sequestrate al Pacciani, in quanto attinente a un altro procedimento penale a carico del medesimo Pacciani e pertanto destinata a rimanere allegata a quel fascicolo processuale. Ritenuta ammissibile e rilevante le prove orali dedotte all'avvocato Santoni Franchetti nella lista depositata, salvo che per quelle che attengono agli omicidi del 74 e del giugno 81, essendo questi ultimi fatti estranei alle imputazioni in giudizio in questa sede. Ritenuta invece non accoglibile le richieste di perizia e ispezione dei luoghi e l'esperimento giudiziario formulato dallo stesso avvocato Santoni Franchetti nei termini di cui è la lista depositata il 12 maggio 97, nonché la richiesta di acquisizione della rivista Golden Key e della relazione di perizia psichiatra eseguita dalla persona di Vinci Francesco, trattandosi di accertamenti e documentazione da tenere allo stato non rilevante e comunque non necessari. Rilevata inoltre l'inaccoglibilità della richiesta dell'avvocato Santoni Franchetti di acquisizione della lettera anonima pervenuta ai carabinieri di San Casciano assieme a un'asta guida molla, stante il divieto di quell'articolo 240 codice procedura penale. Rilevata la tardività dell'indicazione di ulteriori testimoni da parte dell'avvocato Santoni Franchetti nel corso dell'udienza del 4 giugno 97 e ritenuto che l'istanza di ammissione degli stessi ai sensi dell'articolo 507 codice procedura non è esaminabile nell'attuale fase del processo.
ritenuta ammissibile rilevando tutte le prove orali richieste dagli avvocati Lena, Bertini, Zanobini e Pepi, con esclusione per quest'ultimo dell'esame dei consulenti tecnici indicati nei punti attinenti al carattere, alla personalità e alle qualità psichiche del deputato Vanni, indipendenti da cause patologiche, nonché sulla compatibilità del Vanni con la figura dell'autore dei delitti che gli vengono contestati, ostandovi il disposto dell'articolo 220,2 codice penale. Ritenuta l'ammissibilità e rilevanza delle prove orali richieste dall'interesse del Vanni Fario, dall'avvocato Filastò, nelle liste depositate il 12 maggio 1997, con le seguenti esclusioni. Sul capo A dell'indicazione dell'imputazione inerente all'omicidio di località Scopeti, capitolo I, trattandosi di circostanza irrilevante. Sul capo E dell'imputazione attinente all'omicidio di località Vicchio, capitolo E, F, G, H, trattandosi di circostanze irrilevanti. Sul capitolo G, attinente all'omicidio in località Giocoli, capitoli di prova dedotti dalla lettera C alla lettera D11, trattandosi di circostanza allo stato irrilevante. Sul capitolo attinente alla cartuccia rinvenuta nell'orto di Pietro Pacciani, dal capitolo A al capitolo C e dal capitolo G al capitolo I, trattando circostanze allo stato irrilevanti. Sul capo H dell'imputazione relativo all'omicidio di località Baccaiano, capitolo Z, attinente alla trasmissione televisiva Mixer, trattandosi di circostanze rilevanti, così come conseguentemente irrilevante appare anche l'acquisizione della relativa videocassetta. Ritenuta altresì l'ammissibilità delle prove contrarie, l'articolo 468,4 codice penale, dedotte dall'avvocato Filastò a pagina 4 e 5 della lista presentata il 13 maggio 1997, mentre vanno respinte le richieste di esame di ulteriori testimoni indicate nella medesima lista, trattandosi di indicazione tardiva, a sensi dell'articolo 468, primo comma, codice penale, salva ovviamente la possibilità per il difensore di controesaminare quei testimoni che sono stati indicati dalle altre parti processuali. Ritenute inaccoglibili le richieste di prova di cui all'ulteriore lista dell'avvocato Filastò depositata il 19 maggio 1997, in quanto tardivi e oggettivamente non qualificabili come prove contrarie. Ritenute accoglibili le richieste formulate dall'avvocato Filastò di acquisizione agli atti del processo a carico di Pacciani Pietro, degli atti del processo a carico di Pacciani, limitatamente tuttavia ai soli verbali di testimoni, periti e consulenti tecnici tempestivamente indicate e dei quali anche l'esame è stato ammesso, nonché degli elaborati peritali redatti da Carlo Lucentini e da Francesco De Fazio, Salvatore Luperto e Ivan Galliani. Ritenuto inoltre quanto alla richiesta di cui alla memoria dell'avvocato Filastò presentata all'udienza del 3 giugno 1997, che non sono meritevoli di accoglimento le richieste di esame testimoniale e di acquisizione di atti del processo e di altri procedimenti in quanto tardiamente formulate in relazione a ciò che provvede l'articolo 468,1 e 4 bis codice penale. Se non è accoglibile la prova dedotta con riferimento al test Spalletti Enzo, non sente la stessa qualificata come prova contraria. Che non sono accoglibili in quanto irrilevante le richieste di acquisizione di alcuni documenti indicate alle pagine da 52 a 59 a 54 della medesima memoria. Che quanto alle richieste di perizie psichiatriche appare allo Stato da respingere quella attinente alla persona di Vanni Mario nel difetto assoluto di presupposti, mentre si ritiene opportuno riservare al prosieguo la valutazione per ciò che riguarda le perizie sulla persona di Lotti Giancarlo e Pucci Fernando, dovendosi ancora procedere all'esame dei medesimi e dei consulenti tecnici indicati dal Pubblico Ministero, che non può essere accolta in mancanza di presupposti neppure la richiesta di perizia grafica e grafologica sul documento manoscritto che si indica proveniente dall'imputato Lotti e che come tale verrà acquisito. E non altresì ammissibile per tutte le parti le richieste di esame degli imputati e di controesame degli stessi e dei testimoni indicati ex adverso, per questi motivi ammettere le prove richieste dalle parti nei limiti sopra specificati. Allora, l'ordinanza stilata come tra verbale. Allora, a questo punto facevo presente che l'aula non può essere utilizzata oggi né nei giorni successivi, la ragione sapete. Possiamo utilizzarla eventualmente solamente lunedì, però lunedì abbiamo lo stesso problema con l'aula. Le gabbie famose da aggiungere all'aula saranno pronte, mi dicono, entro la fine del mese. Sicuramente entro la fine del mese, per ragioni tecniche di esecuzione e quant'altro, che il Comune sta facendo le marce forzate. Allora a questo punto noi rinviamo in prosecuzione a lunedì 23.
a lunedì 23 l'altro processo non ci sarà, faremo udienza tutto il giorno e poi vedremo come continuare o no. Se ci sono le gap si continua qui, questo o no, se ci sono le gap si continua qui. Questo ovviamente, bene che si sappia, lo facciamo soprattutto perché l'aula è più ampia e per consentire ai mezzi di informazione di svolgere il lavoro con maggior agio. Tutto qui. Bene? Allora ci aggiorniamo lunedì 23 giugno alle ore 9 in quest'aula. Ordina nuova traduzione dell'imputato Vanni. Bene?